Ciao! Ciao, lui è Davide Pasini, lui è Diego, perfettibile, il signore delle ventole. Senti Davide, dici, ho un cliente che mi ha chiesto un consiglio, però mi sa che compete più te, perché a me mi chiamano perché adesso ormai tutto quello che è muovere aria che non vengono. Però vabbè, a volte è giusto. Non sai è che proprio... non sei il signore delle ventole? Certo, delle ventole però. Ma le ventole muovono aria. Esatto, però a volte servono dei pezzi per catturarla l'aria. Ah no? Sì, allora, le cappe forse. Esatto, o qualcosa cioè, di io simile. Ho un seghetto, no? Sì. Che taglia in continuo delle, diciamo, un materiale, sì, secondo un sì. tondo che passa in alluminio, ferro, sì, quello sì, che sì, vuoi, no? Sì. E loro vorrebbero aspirare, lo, diciamo, il trucio, tra virgolette, che sì, viene prodotto dal seghetto, polvere, no? Sì. Esatto. Solo che hanno una cappa, di quelle grandi, tipo una cappa, una baldacchino. Che per cappa non si intende solo quella della cucina, per qualcuno che magari l'ascolta, attenzione, no? Una cappa grande sopra. Soprattutto il sistema di soprattutto taglio. Il sistema di taglio. E giustamente, perché a quello ci sono arrivato anch'io che non funziona una mazza così. Giustamente non funziona perché il trucio prende, va da tutte le altre parti, meno che salire. Esatto. Un po' pesante, tendenzialmente trucio, esatto. No? È difficile che il trucio lo lieviti per mangiare. Già, infatti. Che si fa lì? E allora la prima cosa è guardare l'applicazione, cioè cercare di capire che cosa deve fare, che cosa si deve fare e come togliere l'inquinante, chiamiamolo inquinante, può essere polvere, trucio in questo caso, o quantomeno contenerlo il più possibile. Per cui una cappa messa a un metro di distanza dal punto di emissione, che è dove la barra e il seghetto va a tagliare sulla barra, forse è un po' poco efficiente. Bisognerebbe, come dice anche la normativa, ma fa niente, cercare di prediligere aspirazioni il più vicino possibile al punto di emissione, quindi il più vicino possibile al punto in cui il seghetto taglia la barra. Questo ti permette due cose: in primis di essere più efficiente, di essere più efficace, e la terza cosa, non banale, di ridurre la portata d'aria che tu devi utilizzare per aspirare. Esatto, anche perché lì è abbastanza facile, perché scusa, la lama girando, esatto, già spara il trucio in una direzione sola. Sì, lì hai due problemi. Allora, non infatti, tendenzialmente sono due cappe. La prima è quella del, diciamo, del taglio del macchinario, per cui tu hai una cappa tangenziale che ti aspira tangenzialmente appunto tutto quello che viene sparato dietro, e l'altro invece è quello che fa, che va in giro, per intenderci. Quindi una cappa ce l'ha già ed è tendenzialmente intrinseca alla macchina. La seconda è quella che tu devi andare ad installare, che è quella per quello che va in giro proprio. E se lo metti a un metro di distanza dal punto di emissione probabilmente non funziona. E hai problematiche, cioè la polvere ti rimane lì, il trucio ti rimane lì, poca roba viene portata via se non nulla, un impianto molto grande, molto poco efficiente e di conseguenza molto poco efficace. Okay. In pratica hai una macchina, un impianto gigante che aspira tanta aria con un ventilatore gigante che non fa un cazzo. Ok. Funziona così. Ciao.